ben oltre la seconda metà del XVIII secolo, l'Italia, per i viaggiatori, finiva più o meno a Napoli. Questa situazione muta d'improvviso e radicalmente dopo il 1770 e da questo momento in poi si fanno più numerosi viaggiatori che raggiungono la Sicilia e pubblicano una cronaca della loro visita. Continua a diventare sempre più splendido. Niente può essere paragonato a quanto si può vedere dall'alto dell'Etna. La Calabria, da Pizzo fino al Capo dell'Armi, lo stretto da Scilla fino al Reggio, il mare Tirreno e quello Ionico, a sinistra le isole Eolie, a destra Malta, e tutto intorno si trova l'intera Sicilia.